Amici dei Santi, messaggeri di speranza, bentrovati al nostro appuntamento, alla nostra rubrica settimanale. Ci fa compagnia, lo abbiamo festeggiato ieri e l'abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana, San Giorgio, lo vedete qui, mentre sta sfidando e uccidendo il drago. L'ho riportato così perché siamo freschi di celebrazione. E dietro di lui vedete la palma. La palma è un simbolo iconografico importante. La palma è il simbolo della vittoria. Tutti i martiri, quasi tutti i martiri, sono sempre rappresentati con una palma in mano, perché hanno vinto in Cristo il mondo che li ha messi a morte. La Domenica delle Palme, del resto, ce la presenta proprio come quel simbolo che porta la vita, porta la pace, è il simbolo della vittoria della vita sulla morte. Ecco, i martiri sono i primi testimoni, ma tutti noi siamo chiamati ad essere testimoni del risorto, e non esiste soltanto il martirio del sangue, ma esiste anche quel martirio interiore che ci porta sempre a sconfiggere quell'egoismo che ci chiude in noi stessi e non ci permette di donarci, come Cristo ci ha insegnato, e questo deve essere sempre il nostro scopo. E questo è un tratto che troviamo in tutti i santi. Bene, lasciamo San Giorgio, che abbiamo già ricordato e festeggiato ieri, e guardiamo a domani, dove naturalmente il 25 di aprile si festeggia l'Evangelista San Marco. Certamente, quando si parla di San Marco, abbiamo almeno tre cose che subito associamo a lui, e cioè l'Evangelo, l'Evangelista, il leone, il suo simbolo per eccellenza con cui è rappresentato, e la città di Venezia, dove da mille anni ormai riposano i suoi resti, tanto che si identifica la Repubblica di San Marco. San Marco e Venezia sono ormai una cosa sola. Cosa possiamo dire di San Marco? Marco o Giovanni Marco? Sappiamo che era cugino di Barnaba. Queste cose le apprendiamo dagli Atti degli Apostoli. Marco è l'autore del Vangelo più antico e più breve, che è secondo se si sfoglia la Bibbia, ma in realtà è stato scritto prima di Matteo, che lo precede. Anzi, Matteo e Luca si sono ispirati a Marco. Marco stesso è stato innanzitutto un ascoltatore, un discepolo di San Pietro. Sì, perché probabilmente Marco non ha conosciuto Gesù, anche se una tradizione vuole che quel giovinetto che fugge via nudo durante la cattura di Gesù potrebbe essere quel Giovanni Marco. La sua famiglia comunque seguiva Gesù, e quindi questo ci fa capire che la sua vocazione nasce sin da ragazzino, forse sin da bambino. Lo ritroviamo proprio con Barnaba, di cui è parente. Barnaba è il più stretto collaboratore di Saulo, poi diventato Paolo. Marco, insieme a Paolo, farà un viaggio missionario. Poi fra i due succede qualcosa, tanto che Marco e Barnaba si staccano da Paolo, e sappiamo che Marco seguirà Pietro. E il Vangelo Marco lo scrive proprio a Roma, ascoltando la predicazione di Pietro, probabilmente dopo che Pietro venne ucciso durante la persecuzione di Nerone. Marco mette per iscritto la predicazione di San Pietro. Non solo quella, ma neanche le altre tradizioni che lui aveva avuto modo di poter recuperare, e naturalmente fa una grandiosa opera teologica. È il Vangelo più antico, dunque è scritto intorno alla metà degli anni 60, 65,
70 massimo dopo Cristo, scritto a Roma per le comunità ebraiche della città di Roma. Il Vangelo di Marco è un Vangelo interessantissimo, molto veloce, stilisticamente dotato di poche parole, ma molto selezionate, a fretta di arrivare al momento culminante in cui scopriamo chi è veramente Gesù. È il Messia, ma non il Messia che si aspettava. È il Messia che muore insegnandoci ad amare. Ed è significativo che a riconoscerlo sia un romano, il centurione romano sotto la croce. Veramente quest'uomo era figlio di Dio. Vedete tutto il sapore catechetico, naturalmente, di San Marco nel presentarci questo Vangelo. Cosa sappiamo di Marco, oltre al legame con Pietro, la sua presenza a Roma? Beh, Eusebio di Cesarea, altri grandi scrittori ecclesiastici ci dicono che Marco avrebbe fondato la chiesa nella città di Alessandria d'Egitto e divenne il primo vescovo di Alessandria d'Egitto, dove subì un atroce martirio, venne legato a un cavallo e trascinato per tutta la città per aver sfidato gli dei pagani. Sappiamo che dopo 9 secoli da Alessandria d'Egitto saranno i veneziani a recuperare il suo corpo, a portarlo a Venezia, dove costruiranno la grandiosa, bellissima Basilica di San Marco, che ne custodisce il suo corpo. Da allora Marco e Venezia hanno un legame indissolubile. E naturalmente Venezia acquista anche il simbolo di Marco, che è il leone. Come mai a Marco viene sempre attribuito il leone? Per diverse ragioni. Certamente era uno di quegli animali che troviamo nella visione di Daniele, oppure anche perché inizia con il ruggito, si dice, del Battista nel deserto, voce di uno che grida nel deserto. Fatto sta che il leone viene attribuito come proprio immagine iconografica in simbiosi con Marco. Festeggiare San Marco significa tante cose. Significa intanto che per conoscere Gesù e poterlo amare e testimoniare bisogna conoscere il Vangelo, ma bisogna anche approfondirlo, per chi è stato scritto, dove, quando, che stile, in che contesto. Ecco, questo è il primo insegnamento. Secondo insegnamento che ci lascia la speranza del risorto, ci dà la possibilità di testimoniarlo ovunque, sfidando qualsiasi potere. La Repubblica di Venezia questo lo apprese bene, diventando una delle più grandi potenze. Vedete queste ali al leone che indicano proprio la capacità di saper volare. Ecco, l'augurio che vi faccio nella bella festa di San Marco è proprio questa. Amate, conoscete il Vangelo, perché, come diceva San Girolamo, l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza di Cristo. E Marco ci lascia nel Vangelo un tratto bellissimo di Gesù, che si mostra il vero modello d'amore, che ci insegna che Dio è amore e solo amore. E per questo lo riconosciamo nella croce. Veramente quest'uomo era figlio di Dio. Abbiamo una settimana con tantissime figure di santi, veramente tante, perché è ricco di memorie liturgiche. Io vorrei però soffermarmi sul prossimo 29 di aprile, perché è la festa di Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia, insieme a San Francesco d'Assisi. Santa Caterina da Siena, dottore della Chiesa e anche patrona d'Europa, è una santa affascinante, meravigliosa, nata a Siena nel 1347, morta nel 1380, 24esima di 25 figli, il padre era un tintore. Lei sopravvive alla tremenda peste,
Siamo in un'epoca molto difficile, il Papa è in esilio ad Avignone e Caterina sin da bambina ha delle percezioni mistiche. La prima grande visione è quella di Cristo vestito come sommo pontefice, che quindi come Papa, come pastore, attorniato dagli apostoli Pietro, Paolo e Giovanni. Lei riferirà queste cose ai genitori, ma era molto pericoloso parlare di questa cosa in quell'epoca. Nei vari comuni d'Italia erano in guerra tra loro, divisi fra papato e impero, il Papa appunto era in esilio. Lei matura la vocazione religiosa, ma i genitori vorrebbero farla sposare, hanno anche un pretendente, lei si taglia i capelli e alla fine vincerà la sua battaglia nel volersi consacrare al Signore e entrerà nel terzo ordine domenicano, è le mantellate. Caterina comincerà a distinguersi per doni soprannaturali. Lei, pensate che a 20 anni imparò a leggere, mentre poco a scrivere, eppure era capace di dettare ai propri padri spirituali dei concetti incredibili che lo Spirito Santo proprio le dava. Assisteva i poveri, gli ammalati e poi aveva dei messaggi. Santa Caterina comincia un'enorme missione. Intanto il suo compito è riportare il Papa ad Avignone, mettere pace fra i comuni, mettere in guardia i potenti dal fatto che devono guardare i più poveri. Caterina non aveva paura di niente e di nessuno. Venne anche chiamata a Firenze per un'indagine del Sant'Uffizio. Ma lei superò brillantemente la prova. Fatto sta che ad Avignone arrivò Caterina e parlò con il Papa e il Papa dopo qualche mese, finalmente, dopo tanto tempo, quasi un secolo, la cattività avignonese tornò a Roma, una Roma che era disastrata, una chiesa che davvero viveva un periodo oscuro. Caterina non si ferma qui. Caterina si preoccupa di mettere pace fra Firenze e Roma, la troviamo a Pisa dove riceve le stigmate invisibili. Tra l'altro lei aveva ricevuto anche l'anello mistico, cioè aveva visto proprio Maria con il bambino Gesù che le metteva il dito, l'anello di fidanzamento, e prendeva il suo cuore e lo metteva nel suo, questa trasverberazione del cuore. Quindi aveva doni molto molto importanti. Pensate che morirà a Roma a soli 33 anni, già un concetto di santità, il dialogo sulla divina provvidenza, le sue epistole ci fanno vedere una donna dal valore immenso. Non a caso è insieme a Santa Teresa d'Avila le due grandi dottoresse della Chiesa che la Chiesa cattolica ci propone, naturalmente domenicana. I domenicani daranno un ampio spazio al culto di Santa Caterina e proprio è stata scelta come patrona d'Italia insieme a Francesco d'Assisi per la sua grande opera di pacificazione, di ordine, di attenzione al nostro popolo. Volendo fare anche una piccola menzione, oltre che di Santa Caterina, degli altri santi che noi veneriamo in questa settimana, il 28 aprile abbiamo i santi martiri Vitale e Valeria. Tutti avrete in mente San Vitale a Ravenna, perché lì subì il martirio. Vitale con la moglie Valeria. Valeria però verrà uccisa a Milano, dove riposa il suo corpo, e i suoi due figli, i loro figli, i santi Gervasio e Protasio, anch'essi martiri milanesi. Insomma, una famiglia di martiri. E poi nello stesso giorno San Luigi Maria Grignon de Montfort, questo grande devoto cultore della Beata Vergine Maria, e il grande martire dell'Oceania San Pietro Chanel. Come vedete abbiamo un ricco panorama di santità in questa settimana che abbiamo davanti. Termino qui facendovi tanti auguri. Festa di San Marco, festa della liberazione e quindi memoria anche civile. Festa di Santa Caterina, patrona d'Italia, parlano della nostra nazione che ora come non mai ha bisogno di responsabilità, protezione, ma soprattutto delle migliori energie
per poter ripartire. E noi ci affidiamo a questi grandi santi. Io vi auguro una buona domenica, una buona settimana e vi do appuntamento per la settimana prossima per il nostro rubrica Messaggi di Speranza, e già guarderemo al mese di maggio dedicato alla Beata Vergine Maria. Buona domenica!